permetterete, apro e chiuderò la polemica politica perché avevo la campagna elettorale. Per 5 anni, ogni volta che abbiamo fatto il consiglio comunale, io ero il padre dell'inciuccio. Ma voi dite che cos'è l'inciuccio? Non è una cosa che stai vedendo, no? E praticamente quando tu ti metti d'accordo e fai chissà, no? Chissà quali strategie per tentare di mantenere il posto, fai di tutto per salvarmi. Io ho sempre detto, figurate, se già mi sento superato certe volte, se ho tendenza a saltare. E quindi però, in ragione di un interesse che era quello da me, 5 anni fa ci siamo messi tutti quanti a governare. E però, per 5 anni, ogni consiglio io facevo l'inciuccio, facevamo gli inciucci. Allora, meno male che abbiamo fatto un inciuccio alla luce da sole, ci siamo seduti, abbiamo parlato e ci siamo presentati in consiglio comunale. Ho praticamente vedo che l'inciuccio ha cambiato parola, si chiama senso civico. Senso civico che cos'è? Quando uno che ha una cultura politica, centrodestra, di sinistra estrema, no? Decidono di mettersi insieme per il bene del paese. E questa cosa però, se la faccio io, si chiama inciuccio. Se la fanno gli altri, si chiama senso civico. Stasera l'ho ritrovato, quella voglia che ancora mi immaginavo di mancare.
prontissimo alla partita. Poi come ho detto nel mio video, io sono figlio di Noce, se Noce mi dirà sì va bene, se mi dirà no, sarò ancora grato a Noce per avermi dato l'onore di essere il sindaco, ma il mio compito è indirizzare una strada, la mia presunzione di saper indirizzare, la certezza di trovare insieme a me persone che hanno già collaborato e che vorranno magari continuare su con me su questa strada, ce l'ho, li ringrazio tutti, uno per uno, indipendentemente da quello che saranno i nostri percorsi di vita e politici, ma li ringrazio veramente di cuore, ringrazio tutti coloro che hanno collaborato, io vi dico semplicemente, lo dico ai nocesi, da sindaco di Noce, non abbiate paura, stiamo camminando bene, ve lo posso assicurare, siamo sulla strada giusta. Siamo su una buona strada e su questa strada potremo fare ulteriori grandi cose. Grazie di cuore. Grazie.